terra lascia quindi un'eredità pesante al paese, ma alcuni monticiani ricordano ancora come la tragedia alimentasse una solidarietà che oggi è andata perduta. Il progresso ha portato del bene senz'altro, però è il contatto umano che io vedo che è scemato di molto. Oggi ognuno sta per conto proprio. Per alcune cose si stava meglio prima, per la bontà della gente, per la riappacificazione delle persone, quando erano stati per lunghi anni senza parlarsi, senza rivolgersi parola, no? E poi si viveva nelle grotte, tutti insieme, parenti, non parenti, amici, non amici, e tutti insieme. Si mangiava una cosa comune, quando si poteva, quando non si poteva niente. Se non ci si voleva bene, si collaborava, quello che non c'è più oggi. Che ne so se è stata l'evoluzione, se sono stati i genitori che non hanno saputo educare questi figli, gli hanno dato le facoltà di tutto, perché dicendo ho sofferto io e non deve soffrire mio figlio o mia figlia. No, perché quello che è lecito, quello che non è, non è. Più che ci divertivamo con più semplicità, insomma, più facilmente facevamo le passeggiate, facevamo i gruppi di ragazze in tante e andavamo per esempio per la via di San Silvestro, una volta con cocomero, eravamo una decina di ragazze, comprammo un cocomero, andiamocelo a mangiare a San Silvestro, andammo su a San Silvestro, invece di passare per la strada, cominciamo a passare mezzo al prato, poi mia sorella Vittoria portava sto cocomero, le cade, tutto si spacca, si arrotola tutto sto cocomero fino giù e si spacca e tutti a prendere i pezzi, le cose. No, c'era chi si cantava, pure per esempio alla vigna, si cantava a tutta gola, diciamo, e c'era più spensieratezza, secondo me. Sono mancate le nuove generazioni, l'orgoglio paesano delle nuove generazioni, che non c'è manco adesso, quello che ancora sta a Rocca Priora, quell'orgoglio paesano che sta ancora a Frascati, che è nato a Monteporzio, che è un paese, diciamo così, eterogeneo, non senza anima. Montegombari, che c'è l'anima antica, è un paese che risale e c'è una sua storia poco conosciuta, in parte sì, in parte no, però... E a noi ci hanno detto che invece stava meglio prima. Non è vero. Montecompatri è ancora oggi uno dei paesi più prosperi e che meglio riesce a coniugare passato e futuro. Lo sviluppo del paese, dovuto alla crescita e diversi lavori di ammodernamento, della vita del comune, non ne hanno guastato la sua bellezza storica. Montecompatri ben rappresenta il giusto equilibrio tra antico e moderno. Le numerose feste sacre che si tengono ogni anno nel comune laziale, eventi che incontrano il favore dei turisti e con i quali è possibile rivivere lo spirito di epoche passate, e tantissime associazioni culturali nate negli anni come l'Archeoclub o il Controluce, che si occupano proprio della storia di questo paese, organizzando visite guidate e mostre fotografiche. Un paese dinamico e pieno di vita, quindi, dove passeggiare serenamente per qualche ora o dove vivere tranquillamente con la propria famiglia. Per un'Italia come quella descritta superficialmente dai turisti nelle guide dei viaggi, io non potrei entusiasmarmi. Io non cercai Verdi e le grandi opere. Scansai le logore rappresentazioni. E così conobbi la vera Italia. Io cercai l'Italia e la trovai a Montecompatri.